colpa mia. Ho deluso Ignitus quando aveva più bisogno di me. È solo che vedere Cinerea così da vicino mi ha fatto venire un colpo? Gelato il sangue? Spaventato a morte? Sì, qualcosa del genere. Tutti i guerrieri provano paura prima o poi, Spyro. Non c'è da vergognarsene. Sì, è stato scientificamente dimostrato che il rapporto tra adrenalina e trepidazione... Walter, per favore, credo che il nostro amico volesse dirci qualcosa. Grazie, Sir. Quello che volevo dire, Spyro, è che tutti i guerrieri hanno paura, ma solo i più coraggiosi sono in grado di vincere i loro timori. Da quel che ho visto nella fucina delle munizioni, tu sei quel tipo di guerriero. Giovane drago, è il momento di completare il tuo addestramento, affrontando le tue paure. Vieni. Sono l'unico ancora pietrificato? No, no, tranquillo. Prima di andare da Terra dove fare il nostro addestramento per la Terra, di elemento Terra, che abbiamo tempo, io direi di potenziarci con l'esperienza che abbiamo ottenuto nella fucina delle munizioni. Allora, l'archia elettrica per aria, non potrà fermare questa scarica elettrica potentissima e scoppiettante. Noi adesso la potenziamo tutta, sperando che l'esperienza che ho preso nella fucina di munizioni non sia pochissima. Ok. Oddio, hai acquisito la tempesta scatenata della furia di Angtor. Madonna. Oh, buongiorno, potenziarsi il ghiaccio. Servi una doccia fredda a quei cattivoni con la maggior potere ghiacciale. Questo è il flusso ghiacciato della brina di mezzanotte. Questa folata di ghiaccio può sostenere un manto invernale su intere bande di nemici. Vai. Flusso ghiacciato ipotermico di Bistalan. Direttamente nella dall'era glaciale. Madonna, scatena i fiumi di ghiaccio su tutto ciò che ti sbarra la strada. Ma guarda poca esperienza abbiamo preso dalla fucina di Emunzio. Si vede che è un livello corto. Madonna. Lame di ghiaccio è acquistato dagli entri. Questa grafica di scheggia è in grado di interessare anche le armature più solide. Non c'è da fare. Ragazzi, abbiamo preso poca esperienza questa volta. Va bene. Andiamo a fare il nostro ultimo addestramento. Il potere di controllare la terra, il vento, il mondo stesso, ora è alla tua portata. Cominciamo. Premi quadrato per respingere con il colpo della terra i manichini. Va bene. Bello che con appunto la terra, con appunto l'elemento terra, li buttiamo via proprio. Però forse avrei dovuto potenziare la terra adesso, raga. Ora dovremmo fare quelli che dobbiamo seguire i manichini, sì, va bene. Io mi esco un po' lontano con la termica. Muori! Dai che ne manca uno! Morto! Forse c'è ancora speranza per il giovane drago.
giù. Ah, incendio! Sì, adesso impariamo il secondo attacco della Terra. Permettiamolo per lanciare una bomba terrestre. Continua le chiri, resta la parete elementare perché ovviamente c'è tutto intorno. Ecco. Oh, che bello! Le bombe elementali, facci tornado! E poi quando lo potenzio diventano dei tornadi che lanciano letteralmente in aria chissà dove i nemici. Sono una figata questi. Non appena posso, ragazzi, potenzio questi invece che il coso della Terra, cioè, perché sono troppo fighi. Li dovreste vedere. C'è qua gente. Ah, c'è questo qui, vedi le bombe. Muori, dai. Sembra che Ignitus avesse ragione, Solite. Da questa parte ho purpure. Oh, purpure. Andiamo. E ammazzerò tutti i manichini di prima con... di 2 a 3! Quanta gente ho preso? Qui c'è un manichino che sta facendo i cavoli suoi. Non più. Oh. Ce l'ho fatta. Forse dopo tutto sarei un vero guerriero. Adesso qui prepariamoci per la furia terrestre. La furia terrestre è sicuramente la più figa di tutte le furie, perché poi vedrete, soprattutto quando sarà potenziata, è troppo bello, perché adesso vedete, si ammazza sto manichino proprio. Adesso vedete, guardate. Schiaccia tutti i nemici con dei massi e poi quando... Ora mi aspetta il duello. E poi quando potenziamo anche con i tornado vorrei tutti sulle aria. C'è troppo. Tu sono stato. Incredibile. Sulle spalle, ottimo lavoro, eccetera. Ma io dico che dobbiamo darci una mossa. Oh, Cyril è un gran rompiscatole, ma in questo caso ha ragione, Terrador. Ignitus è la tessera finale del puzzle di Cinerea. Se quest'ultimo cristallo viene alimentato, il portale si aprirà e saremo spacciati. Lo so, lo so. Quando ero nella fucina delle munizioni, ho sentito il macchinista dire che Cinerea avrebbe fatto gli ultimi preparativi nel suo covo. Dove vive da sola tra gomole e torri. Sono sicuro che è lì che ha portato Ignitus. Vieni, dobbiamo andare. Darei qualsiasi cosa per venire con te, ma quel cristallo ha prosciugato la mia forza di volontà. Temo che i miei giorni di guerriero siano finiti. Ogni generazione deve passare il testimone alla successiva, Terrador. Il nostro tempo è finito. Sì, adesso sarà Spyro a coprirsi di gloria. Ora mettiti all'opera, giovane drago. Sì, signore. Wow, mi fate venire voglia di affrontare Cinerea. Aspetta ad alta voce. L'ho detto ad alta voce.
Non so, per un attimo fosse uscito di sempre. Il covo di Cinerea è la tomba di ogni speranza, Spyro. È in quel luogo tenero e minaccioso che Cinerea si nasconde e trama il suo prossimo attacco. Devi raggiungere la sua fortezza. Sono certo che è lì che ha imprigionato Ignitus. La prossima volta che dico che voglio affrontare Cinerea, dammi un pugno sui denti. Come vuoi. Mi ero fatto l'idea che questo posto fosse disabitato. Non sarebbe stato divertente, no? Avanti, dobbiamo eliminarlo. E invece questo qui, ragazzi, di eliminarlo, fermo il prossimo episodio, la prossima volta. Infatti questo è il capitolo, il livello, perché ricordo, più lungo di tutto il gioco, e quindi lo faremo, come tutti gli ultimi livelli, è il più lungo, e lo faremo la prossima volta, ragazzi. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Che state tranquilli, questo video ti aiuterà, lo dico sempre questo, se mi dite lasciate un mi piace, vuol dire che sono all'ultimo episodio di video ti aiuterà, appunto, però sotto la descrizione scrivo sempre lascio un mi piace con la emoji del pollice in su, e noi ci vediamo alla prossima col penultimo capitolo, l'altro spoiler di The Legend of Spyro, ovvero il covo di Cinerea, e deve liberare Ignitus. Alla prossima!